siamo veramente una comunità. Si parte dalle criticità e le criticità poi diventano risorse. Questa stanza prima era un luogo angusto, il pavimento era divelto, i muri scrostati, la finestra altrettanto. Da luogo angusto è diventato appunto la stanza arcobaleno, quindi come dalle criticità poi insomma si passa quindi all'essere quindi risorsa. E questo grazie sicuramente ai docenti, ma in questo caso i genitori sono stati straordinari. E io parlo di mamme, parlo della mamma di Ludovica, non conosco quindi i nomi delle signore, la mamma di Ludovica, la mamma di Eleonora, la mamma di Francesco, sono le mamme qui che sono intervenute. Le due agenzie primarie insieme, questo è un segnale molto ma molto positivo. Sì, la scuola senza i genitori non potrebbe, d'altro canto si parla di patto educativo, di corresponsabilità, e scuola e famiglia devono lavorare insieme per il successo formativo.